C'erano anche gli storici caroselli televisivi di acque minerali delle valli del Pasubio tra le bobine 35 mm ritrovate nella cabina di proiezione dell'Odeon, noto cinema di sé a Vicenza. Erano dei brevi caroselli pubblicitari in onda negli anni 60 del secolo scorso che promuovevano le bontà dell'acqua minerale e le bevande delle piccole Dolomiti. Sono pellicole preziose che rivelano i costumi e le tendenze dell'epoca. Una memoria storica così significativa che ha spinto una giovane realtà, Bacan, a musicare in modo estemporaneo le immagini delle pellicole recuperate. Nasce così il progetto culturale I Fantasmi dell'Odeon, sponsorizzato da Ponte Margherita, che come impresa veneta si occupa di valorizzare l'acqua minerale e le bevande analcoliche delle valli di Pasubio con cinque marchi storici: Ponte Margherita, Fonte Regina, Staro, Acqua Azzurra, Fontello Nera, Sorgente Alba, che imbottiglia nei suoi tre stabilimenti veneti. In Italia e all'estero, Fonte Margherita valorizza la cultura del vetro e dell'ecosostenibilità. Nel rispetto dell'ambiente, imbottiglia in vetro nel porta a porta a rendere nel nuovo packaging in cartone interamente riciclabile. Ma oltre alla sostenibilità ambientale e sociale, tra i suoi valori Fonte Margherita annovera la valorizzazione del territorio e della sua storia, la solidarietà attraverso il sostegno a Città della Speranza, la Fondazione Onlus di ricerca pediatrica oncologica, la promozione di uno stile di vita sano. Il progetto culturale Fantasmi dell'Odeon ha così consentito a dei giovani musicisti di sperimentare la propria musica improvvisando durante le proiezioni delle pellicole ritrovate. Questi cortometraggi saranno on air nei canali social a metà maggio in attesa di una prima proiezione dal vivo al cinema Odeon, in cui l'interazione tra improvvisati suoni musicali e storiche immagini cinematografiche di sicuro susciterà negli spettatori nuove e piacevoli emozioni.